Poco dopo le 8 di mattina il fumo che usciva dalla farmacia Peroni ha fatto scattare l'allarme e la chiamata ai vigili del fuoco. È andato a fuoco infatti un frigorifero all'interno della farmacia della Celletta, la farmacia di via del Novecento. Vedete alle mie spalle sono ancora in corso le ultime operazioni di messa in sicurezza di un intervento che è stato quanto mai tempestivo dei vigili del fuoco, perché alle 8:20 sono arrivati sul posto isolando subito il rogo che potenzialmente poteva creare danni molto problematici. Infatti, come dicevamo, è andato a fuoco probabilmente per un cortocircuito, da accertare una cella frigorifera. Potenzialmente il rogo poteva divampare anche all'interno dell'esercizio, dove naturalmente, essendo una farmacia, sono presenti anche agenti chimici potenzialmente molto infiammabili. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tagliato la serranda d'accesso alla farmacia, serranda che poi non si è alzata perché è andata in blocco come predisposto dalla struttura elettrica in questo caso di violazione. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la farmacia facendo uscire tutto il fumo. Sono intervenuti anche la polizia e la polizia locale per agevolare la messa in sicurezza della zona. Ricordiamo, tutto il personale della farmacia si è radunato all'esterno della strada nelle zone d'ombra di questa palazzina, così come tutto il personale della adiacente ufficio postale è stato fatto evacuare, idem per l'ampio centro San Pellegrino, il centro medico che costituisce buona parte della palazzina. Polizia e polizia locale hanno tra l'altro messo in sicurezza la zona chiudendo il traffico veicolare alle macchine e altri mezzi di trasporto alle due rotatorie di via del Novecento e dunque delimitando l'area soltanto ai pedoni per ragioni di sicurezza. A metà mattinata sono andate concludendosi le operazioni di messa in sicurezza di un incendio che, va ricordato, non ha coinvolto persone, ma naturalmente ci sono stati danni strutturali tutti da quantificare, come ci ha spiegato l'ispettore dei vigili del fuoco che abbiamo intervistato. Penetrati erano tutti i locali della farmacia, invasi dal fumo. Presumiamo che possa essere un incendio di natura elettrica, ma ancora non abbiamo fatto le verifiche del caso. Ci abbiamo messo parecchio tempo perché c'era la serranda che era chiusa, quindi abbiamo dovuto aprire la serranda, localizzare il focolaio e spegnere l'incendio. Naturalmente danni strutturali sono ancora tutti da verificare, i danni ai prodotti sì, sono tutti diciamo invasi dal fumo, quindi sicuramente non sono neanche un dottore per dire che se sono ancora idonei o no, però penso di sì. Tra l'altro ci sono anche materiali infiammabili e agenti chimici per la realizzazione dei farmaci, quindi importante anche la tempestività nel localizzare il rogo. Sì, tutti questi elementi che lei ha citato sono in un reparto distaccato che non sono stati toccati minimamente dal fuoco, però sono stati motivo di preoccupazione.